Ricordo con piacere la mia prima vacanza studio a Edimburgo, 2 settimane sono stata e avevo 16 anni, quindi sai, partire da sola, vivere in una città un po' grandina, poi io ero fissatissima in quel periodo con Trainspotting. I genitori di Irving Welsh, che è lo scrittore, vivevano di fronte a casa mia, io ero esaltatissima, facevo gli appostamenti, poi parlavo con tutti i Trainspotting, yes yes. No, è stata bellissima quella vacanza, ho stretto delle amicizie bellissime che tuttora ho e mi è piaciuto. Da lì ho capito che la grande città era il posto in cui sarei dovuta stare. Dublino si è dimostrata un po' una casa per noi, perché abbiamo fatto subito amicizia con questi irlandesi, che erano dei musicisti che c'erano in piazza. Lì era estate, da noi c'erano più di 30 gradi e da loro ce n'erano 15. Ed erano tutti nudi. Nudi, ma nudi sul serio, c'erano questi due che suonavano in piazza ed erano bellissimi tra l'altro, quindi nudi, bellissimi, musicisti. Ci siamo tutti uniti a loro e ci hanno fatto praticamente da guida della città, in cui ogni tanto ci fermavamo e tutti si mettevano a suonare, io e Alice, questa mia amica, ci mettevamo a ballare. Cioè. La vacanza più bella, io finita le superiori ho fatto l'anno sabbatico, ho viaggiato e uno dei miei viaggi è stato tornare per la prima volta in Perù. Ho fatto 2 mesi viaggiando da sola e poi ho fatto 1 mese di volontariato per una comunità missionaria. E per me è stato un tempo pazzesco, perché comunque io sono stata adottata, avevo 2 anni. E quindi è stato un viaggio, diciamo, mistico, un po'. L'ho chiamato Back to the Origins, perché per molti motivi mi ha fatto tornare indietro, mi ha fatto rivedere tante cose molto molto belle. La mia vacanza più bella è stata, credo, quest'anno. Poi siamo andati in Croazia, abbiamo fatto una vacanza un po' particolare, nel senso che non abbiamo fatto una vacanza di divertimento, ma più di escursione. Abbiamo visitato spiagge nudiste, io con le infradito mi sono ammazzata, perché abbiamo veramente passeggiato su delle rocce. Vacanze di Pasqua a Parigi, 4 giorni con una mia amica, e è la prima vacanza che ho fatto da sola, cioè da sola con qualcuno, non con i miei genitori. È stata bellissima perché eravamo liberi di fare quello che ci piaceva. Mi piace molto in realtà passare le vacanze con i miei migliori amici e mi piace fare cose tipiche, andare proprio nei paesini, cioè mettermi a parlare con le vecchiette, cioè fare le cose come le fanno loro. La mia vacanza più bella è stata con la mia migliore amica, Thailandia. Avevamo con lo zaino in spalla pieno di desideri di viaggiare, visitare questo paese, che è stato fantastico. Non sapevo cosa facevo il giorno dopo e la cosa mi piace un sacco. Sicuramente posso mettere in primo posto la mia vacanza in California, il Grand Canyon, e da lì non ho avuto proprio parole per descriverlo. Oltre al Grand Canyon, una cosa che mi è piaciuta sono i californiani.